Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Gullà. Giorgio Perinetti, responsabile dell'area tecnica del Palermo, ha parlato degli errori commessi nel campionato passato e dice: l'anno scorso con la retrocessione ci eravamo posti l'impegno di riportare il Palermo da dove mancava con umiltà e spirito di sacrificio. Moralmente era un dovere verso i tifosi e la piazza, dice Perinetti, ma anche necessario per l'azienda. Stare 2 anni in B diventa difficile per i costi di gestione, è fondamentale sfruttare il paracadute e tornare subito in Serie A. Riprende oggi la preparazione del Palermo in vista della gara di sabato pomeriggio al provinciale contro il Trapani. I rosanero sosterranno una seduta a porte aperte allo stadio Renzo Barbera. L'allenamento avrà inizio alle ore 16, sarà consentito l'accesso all'impianto di Viale del Fante a partire dalle ore 15:30. Il video Happy Palermo, che vede protagonisti giocatori rosanero intenti a ballare sulle note della popolare canzone di Williams, sta spopolando sul web, direttamente dal proprio profilo Twitter. Ecco la presentazione della clip a firma di Enzo Maresca, che dice: come ho sempre detto, una squadra funziona anche perché c'è un buon clima. Vi presento Happy Palermo, grandi ragazzi. Milan Milanovic, difensore del Palermo, dalla propria pagina di Instagram si complimenta con i suoi compagni per la vittoria ottenuta contro l'Avellino venerdì sera. Grande vittoria, complimenti a tutti i ragazzi e forza Palermo! Francesco Bolzoni, centrocampista del Palermo, ha parlato del magic moment personale, di quello della squadra. Nelle ultime 4-5 partite ci siamo accorti che possiamo fare tanti punti. Ha detto: in certi momenti siamo andati in difficoltà durante la stagione. Mi chiamano Sette Polmoni, è un soprannome che è uscito qui durante la mia avventura a Palermo. Sicuramente qualche tifoso. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.